conviviali. Perché io sono anche, non mi piace, sono uno storico, sì. E quindi preferirei essere più negli archivi che più che fare apparire in pubblico, preferisco agire nell'ombra. Che agire nell'ombra, no, diciamo che vuoi lasciare la tua impronta. È per quello l'archivio, eh? Prego, prego. Dunque, benvenuti. Abbiamo Fabrizio Carollo, classe 77, già autore di due libri, vediamoli. Il primo è Dusk, che sono racconti o è un romanzo? No, è una raccolta di racconti, anche questa, però più un genere molto più leggero, molto più sul drammatico, sul riflessivo. Caratterizzazione dei personaggi a scapito della forse della descrizione degli ambienti. Lascio più l'immaginazione al lettore nel primo libro, qua invece ho curato molto di più i dettagli e l'ambientazione. Il secondo è Il sogno del mostro. Esatto. Anche questo, come dicevi, raccolta, sì, di racconti. Molto più, una lettura molto più del suo genere d'orrore, sicuramente racconti, cioè, appunto molto nel filo principale della trama, pure appunto questa creatura che sogna il mondo degli esseri umani in una situazione molto più estremizzata, e gli episodi sono tutti, comunque possono essere anche presi da spunti realistici, ma sono tutti molto estremizzati, molto più folli se vogliamo, e però cioè, la follia è forse anche meno folli della realtà stessa. Ne parliamo, magari di dare subito la parola. Sì, per l'introduzione, sì, alla prima storia, che è quella che appunto tiene il filo di tutte le altre vicende. La Vegna, sì. Chiedo scusa perché ieri ho avuto un intervento dal dentista e quindi ho un'addizione che è un po' difficoltosa sulle S e il T, ma cercare di non farci caso. Sono qui. Il buio si dissipa lentamente, ma non del tutto. Le palpebre si sollevano con fatica, gli occhi ardenti tornano a guardare il mio sepolcro nauseante. Imprigionato, seppellito, dimenticato, preda dei ricordi di un'era che fu. L'eco delle grida e delle suppliche echeggia negli angusti anfratti della mia memoria, frappandomi un salico sorriso ormai arrugginito. Ho vissuto esaltando ogni aspetto del dolore, ogni sfumatura della sofferenza, eppure non posso controllare me stesso. Vorrei piangere se solo sapessi come riuscirci. Vorrei urlare la mia collera e far tremare i pilastri dell'universo, ma sono così spossato da non poter nemmeno strisciare. Frustrato e sconfitto, posso solo chiudermi nel silenzio di questo luogo, nel silenzio della mia follia scalpitante. Posso soltanto cedere al sonno che ancora reclama, sprofondare nel sonno inquieto e scarlatto che ha avvolto secoli e secoli di prigionia, attendendo ancora e ancora la fine della mia condanna. Presto finirà. Oh sì, presto tornerò libero ed il mio sguardo spegnerà il sole e le stelle, il mio respiro brucerà la luna, seccherà gli oceani. Finalmente avverto il suono battato di un debole battito e il mio cuore ricomincia a battere, scuotendo la velenosa gelatina che lo soffoca. Una sensazione che credevo dimenticata, piacevole per quanto possa esserlo per me, un trionfo vicino. Spazzerò via la ragione e frusterò il caos in ogni luogo conosciuto, tingendo di paura questa realtà già scricchiolante. Tornerò e sarà per sempre. E intanto posso sognare, addormentarmi e sfogare gli orrori del mio io, portare un gutturale messaggio oltre il portale, la lancinante sensazione pungente del mio ritorno, molto presto. Chi è che torna? No, presto tornerò libero, no? Tornerò e sarà per sempre, detto. Chi parla? Tu o chi? Allora, diciamo che
sì, parla nella storia, parla il protagonista principale, se vogliamo così definirlo, questo mostro imprigionato in questa prigione sotto nel fondo dell'oceano, e lui ne vuole, era un dominatore millenni fa, e vuole tornare a dominare con la crudeltà, non rendendosi conto che quello che sogna è molto vicino alla realtà, non c'è più posto per il suo male nel mondo, perché nel mondo c'è già troppo male. Ora, non è sicuramente un pensiero autobiografico, questo non ci tengo a dirlo, sicuramente c'è un senso di disagio nella realtà in cui viviamo, questo anche da parte mia, senz'altro, e certo una sorta di sogni molto inquieti anche da parte mia, una visione del futuro abbastanza negativa, se vogliamo definirlo, cioè il peggio deve ancora arrivare, però sicuramente non ai livelli orrorifici, diciamo, di queste storie, anche se comunque secondo me ci stiamo pericolosamente avvicinando, quindi forse dovremmo avere più paura dei sogni del mostro piuttosto che del mostro stesso. Quindi un mostro, come ti chiedi nella prefazione del libro, un mostro può sognare? Sì, perché appunto forse nella realtà ci sono molti più mostri che nella fantasia, quindi questi mostri sono già in grado di sognare, purtroppo anche di mettere in atto. Sì, quindi deliri, no? Leggo dalla tua prefazione, deliri, raffigurazioni distorte della realtà, sì. Questi deliri sono presenti, gli esseri umani li affrontano tutti i giorni. Esatto. Quindi hai preso spunto anche da... Sì, episodi di cronaca, comunque se vogliamo, cioè, si sente tutti i giorni che comunque raptus di follia, omicida, cioè episodi di gelosia che comunque sempre portati fino all'estremo, comunque altri episodi di cronaca nera che non trovano mai, cioè, del tutto una spiegazione, quindi una prova, se vogliamo, del fatto che... Una domanda interessante che uno si può porre è che forse noi stessi non siamo il sogno di qualche mostro. La realtà nostra, in realtà, forse è già molto distorta, quindi potrebbe essere anche una interessante ipotesi. Infatti scrivi a pagina, pagina 106, no? Nel racconto del Babau. Sì. Scrivi che nel mondo di oggi esistono tanti troppi mostri. Esatto, sì. Si ricollega solo agli grandi eventi di cronaca nera, oppure questioni generali, oppure anche a livello quotidiano. Il panorama è sicuramente generale. Cioè, il messaggio che ho voluto comunque dare con questo libro, con questa cosa che racconti, è stato che forse era meglio quando c'erano comunque mostri della fantasia, tipo appunto il Babau, queste creature di città immaginarie, imprigionate appunto in fondo all'oceano, comunque c'è il mito di Atlantide, c'è comunque parchi giochi molto sanguinari, cioè c'è di tutto, però diciamo che tutto il lettore sa che è tutto comunque finzione, quindi a mio avviso sono un'antologia, sì, di racconti horror, ma anche divertente, se vogliamo, che fa anche ritornare un po' bambini e fa distaccarsi un po' da questa realtà, diciamo, che non permette forse neanche più di sognare nel senso più positivo del termine. Hai parlato di bambini, quindi di incubi, di sogni, sì. Di sonno, di nottate travagliate. Tu da bambino avevi paura e non sì. Eri particolarmente... Beh, sì, come la maggior parte dei bambini sicuramente avevo paura del buio, pensavo che ci si nascondesse chissà che cosa nel buio, non volevo assolutamente stare senza luce. Poi certo, crescendo ti rendi conto che forse il buio, come anche nel caso, io scrivo sempre di notte, perché secondo me la notte è proprio il momento ideale per scrivere, perché la notte in un certo senso mi protegge, mi dà calore, cioè essere avvolto dalla notte è bello. Infatti mi sono reso conto che forse hai più paura quando esci di casa, la luce del giorno, piuttosto quando sei in macchina magari trovi quello che ti passa davanti, che ti taglia la strada, piuttosto che di notte al buio nella tua camera, nella tua casa, davanti al computer, comunque leggendo un libro, e vedi che ti senti comunque più protetto. Quindi adesso il buio, diciamo che è il tuo mio amico, e le creature che lo popolano anche. Esorcizzate, ne sono, come si dice, se non li puoi combattere, fate gli amici. Quindi ci
sta bene come loro. Sì, ecco, fino a qua sembra che lui scriva solo incubi e cose appunto truculente. Invece no, lui scrive anche, ha uno stile molto particolare, molto ricco ed è molto introspettivo, quindi sì. Non so se magari possiamo introdurre così sì. Un altro racconto oppure ne parliamo un attimo. Sì, volentieri. Parli nel racconto del gigantesco portale, parli di sensazioni contrastanti, sì. Non c'è solo l'horror, non c'è solo la paura. L'avventura c'è, sì, ma anche l'avventura c'è anche il sentimento, se vogliamo, sempre visto in chiave molto drammatica, perché nel gigantesco portale il protagonista affronta questo viaggio verso la città sommersa che lo sta chiamando per amore della madre defunta. C'è questo amore, diciamo, in un certo senso, che è la prima storia d'amore di ognuno di noi, se vogliamo, e c'è questa storia d'amore portata all'estremo, ma in un certo senso anche molto dolce, cioè che cosa è disposta a fare un figlio per ritrovare nelle visioni, nel ricordo di sua madre, cosa è disposta a sacrificare tutto e tutti per ritrovarlo, e anche a vendere se stesso, vendere la sua anima. Lui impara l'arte della necromanzia, a diventare un violento, non lo era prima, impara a diventare violento per ritornare a vedere appunto la madre che amava più di se stesso, che gli è stata strappata via prima del tempo. Io farei leggere un po'. Sì, dall'estratto del gigantesco portale, certo, la prima storia. Prova ad alzarsi e subito le ferite iniziano a bruciare notevolmente. Beh, almeno non sta sognando. Rimesso sui piedi, Howard avanza lentamente cercando una fine a tutto quel buio, mentre si accorge che l'aria è quasi irrespirabile. Un forte odore acre, nauseabondo che martella le sue narici e gli induce fastidiosi conati di vomito. Continua a camminare con prudenza, trattenendo il fiato per il tempo che riesce e riprendendo a respirare solo quando gli è indispensabile. Non sa dire per quanto tempo ha passeggiato a tentoni nell'oscurità, poi finalmente le sue pupille iniziano a restringersi nell'attimo in cui scorge proprio di fronte a sé un debole bagliore. Ad ogni passo verso di esso riesce a vedere le proprie mani, le proprie gambe, nonché le pareti di roccia che lo circondano, intrise di umidità, dalle quali pendono alghe nerastre e puzzolenti. Una piccola corsa, compiuta per sfuggire a quell'insopportabile lezzo, lo proietta alla fine del tunnel ed allo stesso tempo all'ingresso di uno sconfinato anfiteatro di pietra levigata che si staglia al termine della grotta in cui era finito. La testa gli gira per un attimo, forse colto da un improvviso attacco di agorafobia, ma passa subito. Sorride quasi inconsapevolmente quando ha la certezza di essere ancora vivo e non prende nemmeno in minima considerazione il pensiero di essere bloccato in un luogo che non conosce, assolutamente. Non potrà mai tornare indietro. Ma in fondo non aveva pensato a un modo per tornare indietro dal suo viaggio, né voleva farlo. Lo sguardo si ferma, affascinato, su ogni dettaglio del luogo che ha la fortuna di averlo come unico spettatore. L'arena artificiale è intrisa di un fascino decisamente particolare e pensare che si trova al di sotto dell'oceano la rende davvero unica. I suoi occhi scrutano l'ambiente a 360 gradi, la meraviglia diventa quasi palpabile. È immenso. Non basta questa parola per descriverlo, ma è la sola che gli viene in mente. Una piazza costruita sulla stessa roccia nera del corridoio e centinaia di fiaccole già accese in alto per quasi tutta la sua circonferenza. Il cuore sembra fermarsi al brivido di paura che gli agita tutto il corpo quando gli occhi incontrano due giganti di pietra di fronte a lui.
due statue gargantuesche lontane da dove si trova, eppure talmente alte da sembrare vicinissime. Due mostri dal fisico possente e dal volto feroce, una rabbia devastante imprigionata nella pietra e le labbra contorte in un urlo di distruzione. Il loro sguardo immobile non si stacca dallo straniero che ha fatto la sua comparsa dal corridoio e sembra elargirgli una marea di minacce dense e oscure che lo divorerebbero in un istante. Le corna spirali che schizzano dalla fronte e che si attorcigliano le unghie a quelle dell'altro colosso. Una vistosa sfera dall'aspetto singolare, incastonata sulla fronte del gigante di sinistra, attira la sua attenzione. Howard cerca di controllare il tremore delle ginocchia, ma non riesce a farlo e questo lo imbarazza, anche se non c'è nessuno a testimonianza del suo terrore. E la sua suggestione si concentra, infine, sul gigantesco portale che si innalza al centro delle statue. Un portale che rappresenta il significato di potenza e di arcano, selvaggio ed inaccessibile come le fitte maglie di alghe fradice che si inerpicano per tutta la sua altezza e larghezza. Il gigantesco portale. Molto bello questo racconto perché questo estratto, che è solo un estratto, è pieno d'avventura, anche se in questo estratto magari c'è più l'aspetto descrittivo, no? Esatto. Ma oltre alla paura, come abbiamo parlato prima, dei deliri, del sonno, gli incubi, c'è molta introspezione nei suoi racconti. Questo personaggi, come dire. Sì. Cioè, diciamo che cerco anche di. Questo ho cercato anche di descrivere un po' l'ambientazione, quello sì, nel precedente un po' meno, però cerco sempre di lasciare anche lo spazio al lettore per immedesimarsi anche dal punto di vista emotivo, per creare delle sensazioni anche forti, cioè sia forti sia dolci, comunque in un certo senso molto, molto marcate, molto estremizzate. Questo sì. E in questo tuo stile anche appunto introspettivo, profondo, curato, no? Nelle parole, nella scelta delle terminologie, quanto c'è di te? No? Beh, sicuramente c'è molto. C'è molto perché i miei racconti brevi nascono comunque così. Cioè io quando li scrivo sono altre le correzioni che apporto, se magari al qualche elemento della trama, qualche dettaglio dell'ambiente che descrivo, però le sensazioni sono già presenti, perché comunque tutto parte da lì, parte dall'emotività del protagonista, parte dalle reazioni comunque dei personaggi secondari e parte dalle. In genere anche una mia storia può partire anche da una sensazione di un protagonista, da uno stato d'animo. E questo, su questo ci lavoro e vado avanti. E non è una sensazione che nel 100% dei casi può appartenere soltanto a me, ma anche esperienze di vita vissuta, sensazioni comunque che sono anche di amici o comunque di parenti, su quelle lavoro, chiaramente adattandole in un contesto d'orrore o comunque drammatico, comunque. Però posso cominciare anche dall'introspezione, questo senz'altro. Che autore fai riferimento per il tuo stile? Perché è difficile definire il tuo stile in realtà, ne parlavo prima con l'assessore, è un po' complesso definirti un autore horror. E questo è un buon complimento secondo me, perché non voglio essere svelato completamente effettivamente. No, il mio stile, diciamo, oltre ad essere sicuramente dato dalle mie esperienze personali e dato comunque da quello, dal momento che sto vivendo, comunque dai miei stati d'animo, certamente, da molti autori, per esempio in questo libro puoi vedere un sacco di ispirazioni di King, di Lovecraft, qualcosina di Poe, e sicuramente c'è molto, molto della descrizione degli ambienti deve essere cercata in loro. Mi hanno ispirato tantissimo. Come introspezione io amo molto, non so se lo conoscete, Cormac McCarthy. Io ho avuto letto parecchi i suoi libri e lui è uno scrittore che diciamo tratta il drammatico
a me piace dire che tratta il genere drammatico e il tormento dei personaggi facendomi sorridere. Cioè sono personaggi che comunque, pur essendo molto caratterizzati, molto, lui cura molto lo stato d'animo, generalmente tratta molto personaggi perdenti, difficile che un suo personaggio sia baciato dalla fortuna, se vogliamo. Li mette quasi in un contesto desolato, solitario, comunque con episodi pesantissimi alle spalle, però anche a lui mi sono ispirato in questo senso perché, diciamo, ti affeziona, per dire con un termine se vogliamo volgare, non li vedi dalla parte degli sfigati, cioè ti senti proprio come loro e riesci ad amarli e riesci a sorridere anche con loro, e io cerco di comunicarmi questo nei personaggi delle mie storie. Quindi lui è sicuramente un buon punto di riferimento, anche se non è un autore d'orrore, cioè lui ha scritto molto episodi, cioè libri di Mirati nella frontiera, anche con una punta di western, se vogliamo, però è un autore che mi piace molto per la descrizione che ha dei protagonisti, e sicuramente anche lui c'è molto di se stesso, mi ci rivedo molto. Un autore molto difficile da leggere, molto pesante forse. No, non è difficile, no, le storie sono semplici da seguire, non sono neanche lunghissime, però hanno, forse per questo che sono anche molto adattabili a un buon numero di lettori, secondo me, perché lui riesce appunto a trattare un genere, non ci sono grossi guizzi d'azione nei suoi libri, qualche volta, non sporadicamente, però riesce sempre a catturare, cioè a tenere viva l'attenzione per tutta la vicenda, proprio perché tu ti affezioni molto di più al protagonista piuttosto che al contesto che c'è intorno. Il tuo target nei tuoi racconti, nei tuoi libri, chi potrebbero essere? Ragazzi, adulti, uomini, donne? Beh, sicuramente. Amanti dell'horror? Sicuramente amanti dell'horror, in questo senso, per quanto io comunque non mi voglio tornare intorno a dire, non mi voglio definire un autore horror. In questo senso, sicuramente con il secondo libro, sicuramente amanti dell'horror, mentre invece il primo è un libro che ha ricevuto molto più consensi a livello generale, uomini, donne, anzi, ho visto anche, non voglio autocelebrarmi, ho visto molte donne che si sono commosse anche per certi passaggi del mio primo libro, quindi questa è una cosa che fa piacere, perché io non penso di essere mai stato bravo nel descrivere le cose dalla parte di una donna, quindi cioè, il fatto di avere colpito la sensibilità femminile, cioè, mi fa, cioè io sono molto, forse un mio difetto, che io anche quando scrivo sono molto uomo, faccio fatica ad addentrarmi nell'universo femminile. Infatti i miei protagonisti sono quasi tutti maschi, ma non per una questione di discriminazione, ma perché faccio molta fatica. Invece nel primo ho avuto molte soddisfazioni in questo senso, cioè avere avuto in una storia del primo libro, una storia d'amore, che è quella che finisce tragicamente, perché io lieto fine, non so mai cosa sia. Però ho notato che ho saputo descrivere bene le caratterizzazioni sia dell'uno che dell'altra, e questo mi ha fatto molto piacere, cioè, e il primo è questo, che sia un target più giovane, ma anche adulto. Il secondo ho notato più sicuramente un riscontro da parte dei giovani, dei ragazzi, perché è anche un linguaggio molto, comunque anche se dettagliato, molto semplice, quasi, alcuni appunti sono quasi fumettistici, quindi cioè, sicuramente più dalla parte dei giovani questo. Sì, se è vero, però non hanno il lieto fine, sicuramente hanno il finale sorpresa. Sì. La parte dei tuoi racconti finiscono in qualche modo stravolgendo l'idea che uno si era fatto. Esatto. Sì, perché io non amo la distinzione netta tra buoni e cattivi. Cioè, per me un buono può essere anche diventare improvvisamente cattivo, quel momento di follia, e un cattivo alla fine può ravvedersi e redimere tutto quello che ha fatto. Quindi alla fine ci sono degli stravolgimenti, naturalmente ragionati, alle volte parto anche dai finali e poi torno indietro a costruire tutta la storia, però è molto bello perché appunto secondo me è una cosa molto reale, tra l'altro, fare una caratterizzazione, una sorta di sorpresa in questo senso, perché comunque il comportamento umano di per sé non è imprevedibile. Non è detto che una persona sia soltanto perché noi conosciamo molto spesso delle parti pubbliche, diciamo, di una persona, a meno che non viviamo a stretto contatto con lei,
Quindi non sappiamo magari come una persona si trova nel pubblico, ma non sappiamo come nel privato, può essere completamente diversa. E in un certo senso ci sorprende. Alle volte siamo sorpresi, pensavo che fosse così invece, oppure ci sono rimasto male perché non me lo aspettavo. Questo gioco è così, infatti anche nei finali dei miei racconti, cioè i protagonisti alle volte possono cambiare, oppure il contesto stesso si nota. Se non cambiano i protagonisti, magari c'è un dettaglio che io ho volutamente inserito e che il lettore non coglie perché volutamente non lo faccio cogliere, e alla fine è quel dettaglio che chiarisce magari l'ambientazione del racconto, o comunque se è un sogno, se è effettivamente una realtà, e così via. Dai l'impressione, no, che scrivere sia molto bello, molto creativo, molto quasi eccitante, no? Volevo leggere un pezzo tratto da questo libro. Dice: il terrore è un nemico sconosciuto ed inspiegabile che spaventa ed eccita, che non conosce nessuna regola della logica, no? Quindi questo spavento è anche eccitamento. Sì. Ti piace scrivere, no? Il godimento ne trai nello scrivere? No, sicuramente no, è bello, scrivere è la mia passione, lo faccio da 20 anni, anche se non sono così vecchio. lo faccio da quando ero a scuola, da quando ero media, perché ho sempre ritrovato una sorta di sfoga, una sorta per non dimenticare mai il bambino che c'è in me, quindi questo sicuramente mi piace tantissimo e non lo abbandonerò finché potrò. Ed è interessante descrivere le sensazioni, perché io credo che comunque, siccome l'amore, anche il terrore, comunque sia, noi amo le sensazioni estreme, anche tanto le sfaccettature, la scala, amo proprio queste sensazioni estreme sia nel bene che nel male. Cioè qualsiasi cosa provo, sia in positivo che in negativo, essendo di un tipo molto emotivo, lo provo all'ennesima potenza. E secondo me questa è anche la chiave di una vita vissuta al 100%, cioè vivere le emozioni senza paura, perché se le vivi al 100% soffri da cani, però hai anche momenti in cui sei contento alla follia. E quindi io scrivo anche per questo, perché mi commuovo comunque quando scrivo, mi emoziono, leggo e rileggo, mi affeziono ai miei personaggi e alle mie storie, questo sicuramente. Sì, pensavo a quello che stavi dicendo, no? Le emozioni della vita quotidiana. Stavo pensando come se Freud ha scritto Psicopatologia della vita quotidiana, tu hai scritto forse l'horror, sì. I deliri della vita quotidiana, no? C'è un racconto che è Latte Fresco in particolare, sì, sì, che amo molto, tra l'altro so che è il tuo preferito, insomma. Sì, sì, è quello che è lì proprio il personaggio in un contesto assolutamente di quotidianità a un certo punto pazzisce. Esatto, e poi c'è una follia generale, diciamo, perché è inspiegabile, racconto che è più enigmatico tra tutti, perché volutamente non c'è, il lettore potrebbe interpretarlo come un finale non finale, nel senso che si interrompe, non viene data nessuna spiegazione, è un racconto, se vogliamo, molto interattivo, e cerco sempre di far partecipare anche il lettore, dare una spiegazione, io pongo un sacco di domande alla fine, le pongo al lettore. Perché, cioè, che cosa cerca di dare un'interpretazione al lettore, che cosa può essere successo per scatenare quello che comunque si vede. Il lettore deve rispondere scrivendo. Sì, potrebbe essere una proposta interessante, mandarmi dei racconti sulla possibile spiegazione. Questa è una apriamo una pagina Facebook. Perché? Perché non ci può essere un'interattività anche nella letteratura? Ci sta. Mi piace. Come la pagina Facebook. Esatto, come i libri game, diciamo, potrebbe esserci anche una interattività. Lo scrittore che pone delle domande sulla interpretazione di questa. La follia può essere interpretata in diversi modi. Ognuno ha la propria interpretazione personale. La follia poi come perché si adatta a questo racconto. Poi parlo di qualsiasi altra cosa, ognuno ha il nostro punto di vista, il suo punto di vista. Perché no? Anzi, per mi chiedo adesso a Donatella di leggere l'estratto di Latte Fresco, perché così. Così avete subito l'idea. Esatto, può essere. Sdraiato sul letto, Bradley non trova pace.
Le tende della camera da letto rimangono crudelmente immobili, nonostante le finestre spalancate. Il pensiero che un corpo di appartamento possa approfittare delle temperature eccessive non lo preoccupa affatto. Anzi, crede che, in fondo, anche i delinquenti preferiscano rimanere a riposo e non sprecare energie con un caldo del genere. È lo stesso pensiero di tutto il vicinato. In pochi riescono a dormire, anche se l'una di notte è passata da 20 minuti. La mano incandescente, invisibile ed umida, serra la gola e rivoli di sudore scendono sul volto. Le gocce si incastrano nella barba ispida, mentre anche il collo si impregna di bagnato appiccicoso e denso. Nessuna posizione quella giusta per dare sollievo e per sperare di poter prendere sonno. I continui giramenti nel letto e la fastidiosa sensazione di essere appoggiati su coperte, immerse in acqua bollente, provoca sbuffi irritati e aumenta le scariche di adrenalina che accentuano la sudorazione e amplificano il fastidioso disagio. Non contano più le passate delle mani sulla fronte e il grattare continuo sul petto bagnato. Avrebbe potuto perdere qualche chilo durante l'anno. Forse adesso starebbe meglio, ma poi si convince che non sia una questione di grasso superfluo e che sarebbe la stessa cosa se fosse stato più simile a un manico di scopa. Magari avrebbe respirato con maggior facilità, ma anche su questo nutre forti dubbi. Probabilmente è lo sfinimento a far arrivare il sonno tanto sospirato, ma non è un riposo nel senso più ampio del termine, ed anche i sogni non sono dei più rilassanti.